Ciao a tutti, con questo tutorial vi voglio spiegare l'integrazione tra Cinema 4D e After Effects per la realizzazione di fondali tridimensionali credibili in un videoclip o in qualunque tipo di cortometraggio o film vogliate fare dove non sia presente necessariamente oggetti di scena che vi servono o che avete in sceneggiatura. La prima cosa che bisogna fare è ricreare un ambiente appunto credibile, quindi io in questo caso ho messo tre automobili e ho creato una scena con queste tre automobili. In realtà la cosa principale da fare è sapere esattamente le caratteristiche della camera che utilizzate. Per esempio, io nella scena che andrò a fare ho registrato un green screen con una reflex con un 35 mm, posizionato su un cavalletto a circa 1,5 m di altezza e la persona che registravo era circa 1,70 m, 1,80 m. Queste caratteristiche perché le sto dicendo? Perché una volta ricreata la scena, come vedete, io ho creato appunto, adesso lo faccio vedere da sopra, ho posizionato le mie tre automobili, ho posizionato questi neon, diciamo. Ho poi costruito un manichino, eccolo qua, e anch'esso l'ho posizionato, ve lo faccio vedere di qua. Vedete, l'altezza del manichino è proporzionata ovviamente agli automobili, è tutto fatto in scala ovviamente. Ho posizionato quello che mi serviva, dopodiché ho posizionato la mia telecamera, che è questa, eccola qua, la quale punta verso il mio camera target, che è l'altezza che volevo io. E l'ho posizionata in modo tale da avere, vedete il mio manichino, il soggetto, il mio soggetto nelle riprese occupa più o meno questo spazio. Per cui sapevo già come avrei ripreso il soggetto e quindi ho posizionato la camera in modo tale da riproporre lo stesso posizionamento del soggetto e quindi fare il fondale di conseguenza. Ovviamente quando renderizzate, cioè quando trasformate questa immagine, togliete il manichino. Allora, la cosa importante è per fare il render, non tanto le luci di cinema, ma i materiali degli oggetti che create, e attivate due effetti, l'effetto illuminazione globale e l'effetto occlusione ambientale. Queste due caratteristiche rendono le luci presenti molto più realistiche. Dopodiché create un oggetto cielo, ambiente e pavimento, i quali saranno strettamente legati a queste due opzioni che ho appena detto, e al posto di creare delle luci, fate come ho fatto io, cioè create dei quadrati, dei rettangoli, come ho fatto io. Questi, vi faccio vedere meglio, eccoli qua, vedete? Questi rettangoli bianchi. E poi create un materiale che abbia la caratteristica di essere bianco e di avere la luminanza 200-300%. Praticamente avete creato dei. E ovviamente attribuite questo materiale a tutti i vostri rettangoli. Praticamente avete creato quello che è in poche parole, un softbox, cioè delle luci morbide adatte all'illuminazione da studio. La vostra macchina, le vostre, insomma, la mia macchina, sarà illuminata correttamente come se fosse in uno studio cinematografico. E ricordatevi che tutti i materiali che andrete a fare dovranno avere la riflessione e l'ambiente, anche un minimo, vedete io ho messo un 10% 12% di luminosità e un po' di dispersione, anche pochissimo, ma è conveniente che ce l'abbiano tutte. Fate il vostro render o un'immagine fissa o un movie se volete. L'importante è che ovviamente la vostra immagine abbia la stessa dimensione del progetto che andrete a fare e il risultato di un render con le luci come vi ho spiegato io, settato come vi ho spiegato io, è questo.
vedete che le luci si comportano, i materiali si comportano quasi come se fossero veri. Bene, ora fatto questo possiamo andare in After Effects. Allora, la prima cosa che facciamo, ovviamente, io ho già preparato il progetto per velocizzare la cosa. Dunque, la prima cosa che facciamo è importare la nostra immagine. Eccola qua. La seconda cosa che facciamo è, nel mio caso, se avessi dovuto inserirla all'interno di un contesto, avrei fatto un fondo completamente nero e poi avrei fatto add come tipo di fusione. Nel mio caso, invece, io ho un green screen. Quindi ho il mio film, la mia, diciamo così, ripresa. Eccola qua. Io ovviamente vado immediatamente a utilizzare il key light, che è lo strumento che serve a eliminare il contorno del telo verde utilizzato. Aggiungo subito delle curve, creano una color correct migliore. Avevo una predominanza di rossi, io preferisco toglierla subito. Ok, anche prima cosa perché avevo appunto questa predominanza di rossi. Inoltre, una volta tolto il fondale, andiamo a mettere, eccolo qua, c'è una notevole discrepanza tra il mio soggetto e il fondale. Color correggendolo si integra di più col fondale. Ok, un'altra cosa che faccio subito è andare ad aggiungere un altro layer di correzione colore che mi dà un tono ancora più uniforme. Vedete? Senza. Dopodiché, qua potete fare, da qua in poi potete fare quello che volete. Io vi faccio vedere che cosa ho fatto nella fattispecie. Allora, la prima cosa che faccio io è aggiungere due barre nere, danno il cinema look. Dopodiché, alla situazione provino, al mio provino con le macchine, una cosa importante è questa. Allora, se voi state registrando con una reflex o comunque con una camera che abbia un minimo di profondità di campo, il soggetto a fuoco non può essere, fra virgolette, meno a fuoco del fondale. Il fondale si deve staccare, deve avere appunto un po' di profondità di campo. Questo lo dico perché i software 3D, ovviamente, a meno che non settate la camera di ripresa, però comunque non vi conviene perché non è l'oggetto in primo piano, hanno comunque la tendenza ad avere una profondità di campo enorme. Quindi cosa facciamo? Attribuiamo subito un effetto che si chiama lens blur o sfumatura di lente, la quale fa subito due cose. Allora andiamo a vedere più da vicino. Allora, se vedete il fondale, ora lo tolgo, si sfoca in favore. In questo caso io ho cercato di fare una profondità di campo simile al mio soggetto. E in più aggiungo un altro fattore che si chiama noise, poiché qualunque macchina voi utilizzate per registrare introduce del noise. Ora vado a cercare un punto dove il soggetto è più a fuoco fisso. Cercate di dare una certa proporzione. Andiamo senza lens blur. Con il lens blur. Bene. Questi sono gli step per ottenere, diciamo così, una prima situazione di fondale 3D credibile. Un'altra cosa che dovete fare, a mio avviso, è questa. Ricordate che comunque i colori nella vita reale sono direttamente proporzionali alla quantità di luce presente. Difficilmente, a meno che siate in studi iperprofessionali e comunque anche in questo caso riuscirete ad avere un'illuminazione perfetta, così perfetta come quella che è in grado di riproporre un software di
modellazione 3D. Per cui considerate che una cosa da fare sempre a mio avviso è togliere un po' di saturazione ai colori, poiché sono effettivamente troppo precisi, troppo saturi. Vedete che desaturando si ottiene un impasto più omogeneo. Da qua in poi potete fare un po' quello che volete. Siccome la mia idea era quella di un videoclip, ho preferito, dato il soggetto, la persona, il nostro soggetto vestito in maniera elegante, delle macchine, comunque fuori serie, sono andato a mettere una serie di effetti, diciamo cool, per cui abbasso un po' la risoluzione, per cui ho messo dei flash, vedete che fanno appunto, e tra l'altro rendono ancora più credibile il fondale, poiché lo rendono animato piuttosto che un'immagine statica. Dopodiché ho voluto fare un altro esperimento, e cioè ho aggiunto una serie di layer a cui ho attribuito un plugin che produce una luce. Questi layer sono stati messi in concomitanza ai fari delle macchine, quindi l'effetto che si genera è questo. Ho poi animato ovviamente. Per cui i fanali si accendono e si spengono. Ovviamente le richieste hardware per questa tipologia di interventi sono molto alte, per cui o siete attrezzati di computer molto potenti, oppure preparatevi a dei tempi di render molto lunghi. Io faccio un 10 secondi di preview così, e dopodiché vi faccio vedere appunto questi primi 10 secondi. Nella descrizione del video trovate comunque il link alla versione Full HD, di questo appunto esperimento. Così che potete andare a vedere alla massima qualità il risultato finale. Ora vi faccio vedere a una velocità normale. Sul soggetto ho applicato uno slow motion, quindi si muoverà anche ancora lentamente, mentre invece il fondale sarà più veloce. Dunque. Questo è l'effetto finale. Facciamo vedere un'altra volta. Vedete, il fondale si muove introducendo o dei flash o degli artefatti di lente, come potete vedere qua. Si chiamano lens flare. Ovviamente tutti proporzionali all'aumentare delle luci. Vedete? Questo è quanto, quindi abbiamo visto come interagire, far interagire e riuscire a creare una certa correlazione tra Cinema 4D e After Effects. Vi faccio rivedere il manichino che mi è servito appunto come, diciamo, non si riesco a staccare, sì. Mi è servito appunto come riferimento visivo. Vedete? Per poter mettere il mio soggetto poi nella scena con le auto dietro. Vedete? Più o meno l'ingombro del soggetto era quello. Con questo tutorial è finito, spero di aver fatto cosa gradita. Se avete delle domande più specifiche su entrambi i software, scrivete pure nei commenti. Considerate che questo tipo di tutorial è molto avanzato, per cui sono stati dati per scontato
quasi tutti i criteri di modellazione, anzi, tutti i criteri di modellazione di cinema e tutte le funzioni base di After Effects e anche le espressioni di After Effects. Quindi, se avete domande specifiche su qualche passaggio, ripeto, chiedete nei commenti. Spero di essere stato chiaro e grazie a tutti per la visione. Alla prossima.